Buongiorno a tutti ragazzi, ed eccoci qui, tornati in un nuovo video a basso volume col computer. Stavo guardando Milan-Napoli, sto scendendo in questo dato momento il post partita di Milan-Napoli, che vince il Napoli, che ha vinto il Napoli 1-0, un gol di Politano, non ve lo perdete assolutamente, ma qua stiamo parlando di Juve-Napoli, perché non so che l'hanno, perché non so perché l'hanno rinviata di nuovo, la notizia quando è uscita ieri, sabato quando era, no, venerdì è uscita, guardate, lo faccio solo ora, ma non ho avuto molto tempo, così, comunque, meglio tardi che mai. Intanto lasciate un like, un bel commento, iscrivetevi al canale, la campanella, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo rinvio di Juve Napoli. Ora ne parlo e vi dico cosa ne penso io, poi scrivetemi un vostro proposito nei commenti, ditemi cosa ne pensate. Allora vi dico, allora scaricate un football e fantamasse, se volete seguitemi su Instagram, anzi se no passo fuori, tutto attaccato al muscolo. Questo video lo vedrete domani, perché adesso sto facendo un po' spremere di Napoli, quindi lo caricherò domani mattina, mentre domani pomeriggio pagelle di Juventus-Napoli, di Cagliari-Juventus 1-3. Quindi non parlate di questi video, comunque restate aggiornati su Instagram, che tanto meglio lì, no? Allora, per parlare di questo Juve-Napoli, che è stata rinviata di nuovo, era stata rinviata il 17 marzo, questo mercoledì, alle 18.45, dopo che c'era Sassuolo Torino alle ore 15, o Torino Sassuolo, scusate. Allora, devo dire che sono rimasto sbalordito da questa decisione, non me l'aspettavo, soltanto perché la Juventus è stata rinviata Champions col Porto, non so perché l'hanno fatto così. Secondo me questi si divertono a passare i campionati, non lo so, a vergognare, cioè, non lo so come si divertono, nel senso, secondo me magari pensano che falsano i campionati, ma vi spiego il tutto. Io penso che hanno fatto una cagata a rinviarla al 7 aprile 2021 alle ore 18.45, secondo me non è da rinviare al 7 aprile alle ore 18.45 Juventus-Napoli in recupero. Non capisco perché non fanno giocare questo mercoledì, nonostante gli impegni della Juventus e del Napoli, che sono, ormai sono solo in campionato, a parte Juve che poi ci sarà più di Coppa di maggio, però alle Champions League, Europa League, Juve e Napoli sono uscite da queste due competizioni, quindi non capisco perché hanno fatto sta cosa e non sono d'accordo su questa cosa. E secondo me non dovevano rinviarla di nuovo al 7 aprile, perché non è giusto, non lo trovo coerente, non lo trovo sportivamente adatto, no? Non mi sembra una cosa normale rinviare Juve-Napoli così tardi al 7 aprile, solo quello perché Juve e Napoli sono fuori dalle proprie competizioni europee, ovvero Champions League per la Juve, Europa League per il Napoli, che Juve è uscito contro il Porto contro il Granada e il Napoli ai sedicesimi di Europa League, quindi secondo me non andava rinviata al 7 aprile, no, secondo me andava al 17 marzo, sono rimasto sbalordito quando è arrivato questa notizia, perché io non vedevo l'ora che arrivava Juve-Napoli per vedere la Juve, perché voglio pensate che vi spiego, se c'era Juve-Napoli sto mercoledì si guadagnava 3 punti, e dato che il Milan ha perso stasera non si poteva arrivare al 59, si poteva arrivare al secondo posto e sperare nello scudetto, ragazzi, capito? Aspettando che il Milan giocava domenica, perché comunque noi abbiamo ancora una partita in meno come il Napoli, oh, raga. Cioè, stiamo scherzando, cosa rinviate fino al 7 aprile? Cioè, perché? Perché? Cioè, porca maglia, cioè, ragazzi, a me andava benissimo sto mercoledì, frate mio, per la partita di Juve-Napoli, quando ho letto questa notizia sono rimasto sbalordito. Sono ancora sbalordito, schifato, perché, non lo so, credo che così non va bene, che si gioca un campionato così, credo che non è giusto che l'hanno rinviata al 7 aprile, e credo che era meglio se la rinviavano questo mercoledì. Non è giusto, non è un modo per giocare un campionato, non è assolutamente un modo per giocare un campionato. Ma Lazio Torino che la rinviera a maggio, cioè a un po' prima, no? Tanto la Lazio Torino Bayern esce, fidatevi, ne fa 4, dai, ne faranno 4 loro senza subire, non il contrario. E poi il Torino non ha mica competizioni europee, vabbè, e la giornata a maggio pure quello, ma 7 aprile bisogna aspettare, io non ho parole, vabbè, fatemi sapere nei commenti se ne pensate.
ci vediamo al prossimo video. Ciao, questo video è domani mattina, quindi buongiorno e buona giornata. Ciao.